scambio di battute, di offese, di insulti tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Non se li scambiano face to face, faccia a faccia, ma se li dicono tra internet e manifestazioni. Un botta e risposta consumato appunto a distanza. Conte, ospite alla festa di Liberi Uguali, LeU, invitato da Massimo D'Alema, dice: personalmente non vedo le ONG come dei nemici del popolo. E gli risponde Salvini in Facebook, ipocrita avvocato dei poteri forti. Quindi Conte, ONG non sono nemici, non ci sarà mai ombra su questo. Conte dal palco della festa è stato intervistato da Enrico Mentana e ha parlato del caso della nave Diciotti e così ha mandato un chiaro messaggio all'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, che dice: un presidente del Consiglio difende sempre un suo ministro. Il problema dell'immigrazione è un problema serio, non ci si può limitare a gestire gli sbarchi. Noi dobbiamo controllare i nostri confini per contrastare il traffico di vite umane e dobbiamo incrementare la cooperazione. E poi dice: io non ho mai accettato la formula riduttiva porti aperti o porti chiusi, ho sempre ragionato in termini di rispetto dei diritti fondamentali. Quindi, se voi ci fate caso, nel suo discorso parla nave 18, diritti fondamentali, quindi attenzione, è molto sottile Conte nelle sue accuse, a volte non sono dirette, ma sono tra le righe, sono come dei messaggi subliminari. E in questo c'è, che vi ho letto, una chiara accusa a Matteo Salvini e la gestione di quello che lui chiama porti chiusi e porti aperti. Ma quasi in contemporanea, Matteo Salvini sul suo profilo Facebook chiama Giuseppe Conte ipocrita e dice: i numeri del Ministero dell'Interno dicono che Conte ha calato le braghe e ha riaperto i porti. Probabilmente era uno degli impegni chiesti da Macron e dalla Merkel, che l'Italia torni ad essere il campo profughi di tutta Europa. E lui rispettosamente, molto poco dignitosamente, da avvocato del popolo ad avvocato di se stesso e dei poteri forti, ha spalancato i confini del nostro paese. Salvini poi aggiunge: sarò a Lampedusa dove c'è un sindaco chiacchierone che quando avevamo ridotto gli sbarchi se la prendeva con il governo. Adesso che problemi e sbarchi si sono moltiplicati, triplicati, va tutto bene. E poi conclude: molti mi state scrivendo per chiedermi di Conte. Non conosco Conte, conosco Antonio Conte, l'allenatore dell'Inter. Altri conti degni di rispetto in Italia non ne conosco. Io personalmente non credo che Giuseppe Conte stia prendendo ordini da nessuno, né dalla Merkel né da Macron, assolutamente no. Questo potrebbe succedere se l'Italia fosse un paese del terzo mondo, vicino ai potenti, e allora subisce le influenze, i soprusi del primo mondo. Adesso vi ricordo che primo, secondo e terzo mondo nasce in ambito militare. Il primo mondo erano i paesi della NATO alleati agli Stati Uniti che si contrapponevano ai paesi del secondo mondo, che era la Russia, l'Unione Sovietica e i suoi alleati. Il terzo mondo erano tutti paesi che non facevano parte né degli Stati Uniti e i suoi alleati né della Russia e i suoi alleati. Poi il termine è diventato dispregiativo, quello del terzo mondo, ma nasce in ambito proprio militare per identificare paesi alleati e non alleati o contro agli Stati Uniti. Quindi non credo che ci sia nessuno, tornando al video, che abbia telecomandato il governo italiano, assolutamente. Io credo che sia solo ed esclusivamente Conte che per farsi apprezzare in Europa deve fare così, se no dicono allora sei come Salvini, mentre poi deve farsi apprezzare dal PD e dalla sinistra, perché lui oggi ha detto che lui, la sua vocazione è la sinistra, perché lui è nato come persona di sinistra, centro-sinistra. Quindi
E poi dice il PD secondo me non tradirà, si comporteranno bene perché ho stima di loro. Comunque, a parte questo, chi si chiedeva Conte se è un uomo di centro, centrodestra, sinistra, centrosinistra, Conte è un uomo di centrosinistra, da PD, è un uomo da PD esattamente come Romano Prodi, come Zingaretti, come Franceschini. Non avevo quasi dubbio, però non l'aveva ancora svelato Giuseppe Conte. Ieri lo ha svelato. Per quanto riguarda, credo che lui, per far bella figura con il PD, la sinistra, con Mattarella, con l'Europa e con i sondaggi che dicevano che il politico più amato in Italia vuole far bella figura, non credo che ci sia dietro nessuno a lui, è lui stesso con la sua idea di grandezza napoleonica che vuol fare bella figura. Come vi dicevo, era il politico più amato dagli italiani, perché la notizia proprio di ieri è che Conte inizialmente qualche mese fa aveva il 65% di gradimento come politico italiano, il più alto di tutti. Poi è sceso al 55%. Poi è sceso al 45-44, questa settimana è sceso al 38%, sorpassato da Matteo Salvini che era sceso al 30, poi è risalito 34, 38, 40%. Quindi una vertiginosa risalita del politico e uomo Matteo Salvini nel gradimento degli italiani e una brusca discesa di Giuseppe Conte con il gradimento in concomitanza al gradimento del suo governo che è ai minimi degli ultimi 20 anni di tutti i presidenti del Consiglio. Solo un altro il presidente del Consiglio aveva ottenuto il 36%. Adesso in questo momento mi sfugge il nome. Lui ha un punto in più, l'altro presidente aveva il 35%, lui aveva il 36% come gradimento del suo governo. Uno dei più, il secondo più basso in assoluto. Ecco, era Gentiloni che aveva il 35 come governo, il governo Conte 2 o Bisconte ha il 36, il più basso negli ultimi 20 anni dopo quello di Gentiloni. Era anche illogico che invece l'apprezzamento verso Conte politico fosse al 65%, il suo governo al 36. In effetti è sceso al 38% praticamente in linea con l'apprezzamento del suo governo, bassissimo e proprio dopo appena 10 giorni o poco di più del suo governo, 15 giorni esattamente, non ho davanti il calendario. Quindi Salvini è diventato il politico più amato degli italiani e diciamo che è appena cominciata la campagna elettorale di Salvini e i litigi nel governo nuovo sono appena cominciati. E poi c'è il caso di Renzi, la scissione. La scissione di Renzi sarà un problema perché non è più il governo Zingaretti Di Maio e Leu, è il governo Renzi Di Maio Zingaretti Leu, dove Renzi ormai è l'ago assoluto della bilancia. Renzi può far cadere il governo, probabilmente lo ha pianificato per la discussione in Senato e in Parlamento della legge finanziaria. Secondo me lui dirà non va bene. E farà cadere, non darà la fiducia a Conte. Questo lo farà solo se il suo governo si sarà scostato dal 3,5%, perché i sondaggi attuali danno il suo partito al 3,5%. C'è da dire che però le persone non conoscono il simbolo, lo hanno appena da 2 giorni che conoscono a malapena il nome, quindi molte persone ancora non si sono magari rese conto, ci vuole del tempo. Sicuramente salirà dal 3,5%, però se il partito non arriva almeno ai livelli del PD, lui non farà cadere tutto perché vorrebbe dire che sarebbe tagliato fuori dal Parlamento e dal Senato e Renzi, dalla foga di diventare il candidato premier di una coalizione di centrosinistra, corre il rischio di essere escluso completamente dalla politica. Quindi Renzi che manda all'opposizione Salvini e poi lui stesso che si catapulta non all'opposizione ma direttamente fuori dal governo. Quindi vedremo cosa succederà, perché come dicevo sempre, questa è la crisi più pazza,
del mondo, il governo più strano del mondo, e continuano i colpi di scena. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.